Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo atto di Broly e Chillai. Un sacco di gente mi ha detto di riprovarla a Zenkai 7, visto che gli mancava una Unique. Ok, va benissimo. L'ho portato a Zenkai 6, ma stavolta, senza trovare la scusa delle statistiche, gli affiancheremo anche una Zenkai Bench, che normalmente non dovrebbe avere. Rimarrà il solito Zenkai Pezzotto oppure finalmente avrà la gloria che merita? Direi che dopo questa introduzione possiamo andare in PvP. Ok ragazzi, siamo contro un God Ki Red stellato, anche se la lane up non è molto difensiva, eh. Anzi, va addosso ai Gogeta Blu che sono parecchio fragili e i Blue Boys che reggono un po' tutta la baracca. Facciamo entrare subito Brolai per la prima volta. Infatti adesso i danni non consideriamoli più di tanto perché si deve ancora setappare. Con un solo switch ha davvero poco e niente per quanto riguarda le percentuali. Allora, vabbè, ovviamente io sto cavalcando il meme, però in questo showcase giuro che sarò il più oggettivo possibile a valutare questo personaggio. È Zenkai 6, abbiamo sbloccato l'ultima Unique. Per il fatto delle statistiche dell'ultimo pannello, gli ho messo una bella Zenkai Bench, che normalmente non ha in team normali, perché né nel Fisa Force né nel Movie ha una Zenkai Bench dietro. Sì, se volete potete mettere tipo Broly Blu nel Movie, ma sprecate una Z-Ability e vi levate anche un colore, non credo che nessuno lo faccia, sinceramente. Ok, buono, abbiamo rotto la sfera del drago. Questi danni di Strike sono onesti, per quanto Gogeta sia squishy, sono onesti, non mi sono dispiaciuti. E qui andiamo diretti di Rasen Grassi così ammazziamo i Blue Boys. Ok. Cominciamo, piano piano. Spero che tu me l'ammazzi. Ah no, vabbè, ce l'ha parato. Ce l'ha parato, ok. Mamma mia. I danni di special però sono proprio bassi, mamma mia. I danni di special non si possono vedere. Non credo però. Non credo che fosse full setup, eh? Anzi, sono sicuro al 100% che non lo fosse. Quindi aspettiamo un altro paio di switch, tanto il game penso che durerà ancora un po', visto che mi ha parato Rasen Grass e c'ha Vados che li refulla. Mamma mia, anche poca vita mi è rimasta. Ok. Diciamo che va bene. Ottimo, così abbiamo abitato la cover. Vediamo qui i danni, che prima su Gogeta ne ha fatti abbastanza, ovviamente è Gogeta. Ok. La di Blast è poco poco, però ok, accettabili. Non sono orrendi, non sono così orrendi almeno. Sti Blue Boys devo ammazzarli il prima possibile. Ottimo, perfetto, perfetto. Se riuscissi a switchare magari sarebbe perfetto. Vabbè, andiamo a mostrare Rasen Grass, dai, ammazziamolo. Sì. Questa Vados sta cominciando ad essere un po' troppo fastidiosa per il recupero HP più che altro. I Blue Boys non crepano mai e sono red stellati. Muori, assolutamente. Perfetto, ora. Facciamo così, non devo. Buonissimo, vai. No, pensavo droppassi. Pensavo droppassi. C'era la cover sulle strike di Vegeta dei Blue Boys, perché non è droppato. Allora, qua ci prende due sfere. E vabbè, ce ne toglie zero. Cioè, lui si prende due sfere, ma noi non ci toglie niente. Quindi avrà di nuovo il Rasen Grass, immagino. O forse non l'ha nemmeno tirato prima. Sapete che non ricordo? Vabbè, fa nulla. Facciamo finta che abbia il Rasen Grass. Ok. Questa penso sia kill. Allora, dipende un attimo da cosa ci esce in mano. Ora switchiamo e magari arriva una special. No. Non siamo stati fortunati questa volta. Ok, calmi. No. Brolai, no. Vabbè, dai, diciamo che ha fatto il suo in questa partita. Possiamo vendicarlo e chiuderla qui. No, non ci credo. Non ci credo. Questa è un clutch finale. Ho tirato quella special perché in realtà voleva avvicinarmi.
e poi tirare la special. Oddio, gliel'ho parato per fortuna. Invece no, mi è rimasto in mid range. Boh, tirato quella special e lui è partito di Rising Crash, così cattivissimo. Va bene, va bene. Penso che questo sia GG comunque. Ok, purtroppo nel game precedente non ho proprio avuto modo di testare la forza di questo Brolai, perché ha fatto qualche danno sì su Gogeta, ma niente di eccezionale. Ora siamo contro un Monoparpol in realtà molto tranquillo, perché ha le branch che sono tipo Zenkai 1 e Zenkai 3, quindi non prendono chissà quali percentuali, e Super Vegito è anche Zenkai 6. Infatti si sentono già i danni abbastanza alti per essere in early game, però ne stai prendendo fin troppi. Vabbè, giustamente non c'ha la main attiva, quindi non ho il damage reduction e si sente perché mi sta squagliando. Qua devo per forza switchare. Penso che in questo game, che alla fine sto monoparpolo è abbastanza pezzotto, possa fare bene. Vediamo. Ma ci muore sto Gohan? No. Quasi, 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 dai. Considerando che qui dentro i Blue Boys, cioè nel mio team, hanno 0 Zenkai Bench, quindi li stiamo proprio giocando lisci solo con le Z Ability. E fanno ugualmente questi danni. Ok? Ma ti dirò. Un bel Rising Rush, ci leviamo il pensiero e il primo è morto. Il resto lo lasciamo a Brolai. Perfetto, neanche ce l'ha parato. Ok, allora non voglio finire tutto con i Blue Boys, quindi cominciamo a switchare. Che non è il vostro ennesimo showcase. Buono. Qua siamo anche entrati in combo. Switchiamo subito, vai. Ok, gli AD Blast fa proprio poco, perché vabbè, saranno le Z Ability del team. C'è poco da fare. E verde. Rompiamogli una sfera, per favore. Per favore. Sì, buono, buono, buono. C'è entrato. Ok. Ok, strike va bene su per giù. Onesti, onesti. Ovviamente il team che abbiamo contro è abbastanza pezzotto, però questi danni sono onesti. Molto meglio dello scorso showcase. Eh no, questa non te la posso far tankare. Va bene. Se non ci. Vediamo, allora strike, ok, in teoria questo è kill. Mamma mia, ma come fai a non ammazzarlo con quella special? Ti prego, Broly, ti scongiuro, aveva 600.000 HP, stai in un monopur pezzottissimo, il monopur dei poveri. Ah, ok, abbiamo capito che la special di Broly è negativa, è veramente oscurata. Oscurata dal gioco, cioè tipo il moltiplicatore meno uno. Cristo santo. Peccato perché con le strike nemmeno sta picchiando male. Il fatto è che quella special è una disgrazia e anche le blast lo sono. Va bene, muori. Perché ora mi devo finire il game, eh? Baitato bene qui. Con il float. Ok, GG, altra LF. Ok, siamo contro un movie abbastanza pezzotto, sono onesto. Ci sta Brolai LF e Gogeta Blu che stanno sulle 6-7 stelle. E poi Drip Q a 13 o 14, se non ricordo male. Comunque non è chissà quale lineup. Perché sto RP, vabbè, non dico bassi, sto in top 10k. Quindi è normale che possa incontrare anche team un pochino più abbordabili. Però, qua lo dico e qua lo nego, appena arriva il banner di Natale,
Se pullerò la nuova unit, che sia ultra, life, quello che è, ci rifaccio il God Rank. Perché ho anche visto che ti danno tipo lo stemma con il numero di volte che hai raggiunto il God Rank, che mi ha abbastanza gasato. Quindi può essere che rifarò il God Rank per Natale. Ok. Andiamo subito con sta verde. Mamma mia. Vabbè, siamo a inizio, super giù, siamo a inizio game. La cosa buona di quella verde è che distrugge le sfere. Quella è molto molto forte, quella è davvero forte. Certo è casuale, non ti esce sempre, però il fatto che distrugge quasi sempre una sfera è fastidiosissimo per l'avversario. È davvero fastidiosissimo. Considerando che le verdi comunque, cioè, ne tira, il team ce l'ha, infatti ecco, ne fa un'altra, la ritiro. E magari ne distruggiamo anche un'altra ancora, vediamo. Eccola qui, distrutta. Ottimo. L'abbiamo anche baitato. I danni purtroppo sono un po' bruttini. Però qui torniamo di blast. Va bene, forfè, dai. Ok, questo è un match un po' più serio, Broly. Abbiamo un future red stellato, quindi vediamo di cosa sei effettivamente capace, eh? Allora, cominciamo a fare. Va bene, danni. Si possono chiamare così. Cominciamo a fare qualche danno. Va bene, vediamo se riprendiamo il Vanishing. Perfetto, ci siamo ancora. Anche se in teoria dovrei switcharti. Tiriamo subito la main per damage reduction, oppure ce lo squagliano vivo. E vabbè, cominciamo a switchare, va. Che devi entrare in campo. Ora ti buffa anche con la main di Gohan. Ti tratto bene, bro, l'hai visto. Ti insulto un po' di volte, però ti tratto anche bene. Vai, facciamo subito così. Verde, oh, ci siamo. Questo game sarà molto difficile. Lo prevedo davvero molto molto difficile. Va bene, ci ha rotto un paio di carte, però sta strike nemmeno troppo male, nemmeno troppo male. Va bene, c'ha la special in mano, lo sapevo. Facciamo così, perfetto, addio Rising Rush. E serviva. Serviva davvero tanto schivagli almeno il Rising Rush. Sto future sarà una tragedia. Mi sa che devo sacrificare già la vita di Gohan. A meno che non aspetti. Sì, ottimo. Posso tankarla con Broly. Vai, vai, vai. Vediamo quanto gli fa. Ok. Buono, buonissimo. Allora, qui in realtà. Ci è andata bene e male, perché ho tirato Rising Rush subito, pensando che non avesse lo switch, e invece ce l'aveva. Però poi con Trunks ha fatto uno step di troppo e l'abbiamo preso. Certo, Rising Rush su Trunks prima vita non è ottimale, perché ora gli poppiamo solamente l'Endurance, però almeno non l'abbiamo sprecato del tutto. Quindi ci è andata 50-50, mettiamola così. Ottimo, vai. Va bene, bro. Lasciamo stare. No, non ho mai visto questa cosa. Queste strike non sono mai accadute. Lascia stare, bro. Devo switchare. Ok. Morto, 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 morto. La magia dei Blue Boys. Via. Vado pure in priority se. Esatto. Mancano solo i Blue Boys. Buono, pensavo andasse molto peggio contro questo shooter, invece stiamo giocando bene. Ah, peccato perché qui potevamo testare un po' i danni finali. Però me ne è squagliato. Mi spiace, bro, dai, ti salvo, dai, ti salvo, ti salvo. Ti ho fatto già morire un game. Non voglio farti morire in altri. Ok, sono sempre i Blue Boys, siamo sempre 3v1. Calmi, calmi, dobbiamo stare calmi. Ok. Non la finirò mai. Allora, cominciamo a fargli metà HP. Più di metà HP, ottimo. Sì, va bene. Va benissimo e qui la finiamo. Qui la finiamo. Oh, Broly, se non l'ammazzi con 200.000 con la special ti sparo. Ok, GG.
Ok ragazzi, tralasciando i meme perché ovviamente sto cavalcando l'onda di Breath of the Wild, il personaggio non mi ha convinto nemmeno a Zenkai 6. Per carità, ho visto fare danni carini con le strike dopo un po' di setup, però di special e di blast, davvero una tragedia. Inoltre, non avendo card draw, non avendo magari una peschiera di carta all'entrata, difficilmente metterà pressure all'avversario. L'unica cosa davvero forte nel kit, secondo me, è la verde, perché ha tutti effetti molto scomodi, soprattutto la distruzione della sfera del drago. Ragazzuoli, io vi aspetto stasera in live, finalmente tornerà la tier list, sarò in live da Luca sul sito Viola e aspettatevi davvero tanti tanti cambiamenti.